Io nell'introdurre il prossimo intervento della dottoressa Anna Di Quirico vorrei dire e sottolineare come quanto studio e competenza ci sia e ci debba essere alla base di interventi che si differenziano anche un po' da quelli ordinari e che forse proprio per questo riescono a raggiungere livelli straordinari. Io ho proprio piacere nel presentare in questo modo Anna, che ci porterà al laboratorio del movimento per imparare ad apprendere. Eccoci qua. Bene, grazie. E il laboratorio di danza movimento terapia che è presente presso l'istituto rispetto ai bambini di cui ci occupiamo oggi riguarda un incontro proprio di tipo laboratoriale, quindi non particolarmente strutturato, dedicato proprio a bambini che hanno un disagio emotivo e un disturbo, ora dico, non mi soffermo, però generalmente legato all'apprendimento, con un numero particolare che partecipano, perché è stato studiato Yalom, no, Neri e quant'altri, che il numero 8 rappresenta quel numero sufficiente perché si avvii una possibilità di attivare il processo creativo, perché il laboratorio di movimento e di danza, come lo intendiamo noi, è un laboratorio che deve seguire un flusso prevalentemente immaginativo e non di tipo direzionale. Partecipano al laboratorio, ho quindi 8 bambini, in questo proprio intervento particolare sono bambini, poi vedrete nel video, che hanno dai 7 anni e mezzo, 8 anni, sino ai 10 anni, e co-conduco il laboratorio con due psicologi formandi psicoterapeuti e insieme creiamo quindi un numero di 11 persone, creando un campo gruppale di tipo immaginativo che è proprio proficuo per creare quel nutrimento che serve per andare a toccare quelle aree profonde che pensiamo di poter in qualche modo incontrare. E i gruppi sono omogenei quindi per quanto riguarda le diagnosi e sono omogenei per quanto riguarda l'età, ma non omogenei per quanto riguarda una qualità molto importante, che è come il bambino è, come il bambino si presenta, come attraversa il suo pezzo di vita, la sua parte di vita. Cioè abbiamo bambini con delle qualità motorie spesso contrastanti, cioè quindi sono disomogenee. Abbiamo, diciamo, come danza terapeuta di Art Therapy italiana, abbiamo raccolto, grazie ai nostri fondatori teorici che sono Laban e Kestenberg, due grandissime famiglie di ritmi motori, di modalità motorie, che sono le modalità indulgenti e riguardano un po' i bambini, diciamo, con un'area più ripiegata su se stessi, i bambini di cui parlava la dottoressa Di Renzo prima, e modalità motorie lottanti, quindi bambini particolarmente esterni, bambini particolarmente diretti nei loro movimenti spaziali. E vedremo come questa disomogeneità poi nel processo alchemico del movimento si potrà tradurre forse in risorsa. Quando entrano i bambini nella stanza di terapia, in modo molto benevolo naturalmente, chiedo loro: perché siete venuti a trovarmi? E informati, presumo, dai genitori e spinti anche dalle situazioni familiari, loro mi dicono: perché sono discalculico, perché sono dislessico, sono disattento, dicono che sono disimpegnato, sono distratto la mente, mentre io sono a scuola, esce e va oltre. Quindi portandomi una serie di dis che sono proprio una qualità proprio altalenante fra non so dove sono, insomma praticamente descrivendo se stessi come bambini che non sanno dove sono perché sono diseguali. Perché?
portano rispetto a questa personificazione una grande sofferenza legata al confronto, legata alla rabbia naturalmente e legate anche al sentimento di vergogna, legate a quel sentimento di non sentirsi adatto e adeguato alla spinta evolutiva che appartiene ai bambini che in questo momento stanno apprendendo tutto quello che è richiesto dalla scuola. Allora io dico che è proprio il posto giusto dove dovevano venire, perché già molti bambini sono venuti e abbiamo in qualche modo contribuito, aiutato a trovare un senso alla loro preoccupazione. Però che bisogna risolvere un indovinello. Come faremo ad affrontare i problemi legati all'apprendimento di cui mi hanno parlato in una stanza prevalentemente vuota? Invito proprio a guardare la stanza, una grande stanza bellissima vuota dove c'è solo uno scaffale e dove verrà loro richiesto solo di giocare attraverso il movimento, di danzare, di fare le capriole, di muoversi liberamente senza giudizio di valore, senza che non devono imparare a fare delle cose, devono solo sentirsi molto liberi di creare le loro storie. E questa, diciamo, indovinello birichino lancia un po' una sfida e li lascia un po' soli, crea un vuoto creativo perché loro immediatamente mi dicano perché muovendomi liberamente nella stanza devo stare attento, creando una storia devo ascoltare cosa mi dice il vicino, perché creando delle storie creerò delle storie che parleranno forse dei nostri affetti, delle nostre preoccupazioni, cioè dandomi delle risposte e creando un campo interpersonale molto vivace e portando proprio facendo affiorare una qualità metacognitiva molto raffinata, cioè non li fa soffermare sul singolo dato scolastico della DIS eccetera, ma che fa comprendere loro che hanno delle potenzialità che riguardano qualcosa che riguarda l'apprendimento, che è sovra, però è oltre, è un meta, proprio una qualità altra che se giocata bene con il corpo potrà poi essere traslata, generalizzata e fatta proprio incorporata, insomma. E quindi diciamo che però le risposte che loro danno, parlando piuttosto di attenzione, qualcuno parla di ascolto, così per me saranno come una sorta di via dei canti, dei sassolini che mi guideranno, perché a quel punto anche io, incominciando a muovermi con loro, perdo quelle qualità, diciamo, di tipo indirizzato, che possono essere state molto attive nel momento in cui conosco la diagnosi, in cui formo con l'equipe, guardiamo come sono formati i gruppi, ma entro, diciamo, in una sorta di reverie corporea, insomma il mio corpo diventa una cassa di risonanza per accogliere in modo non pensato ma sentito profondamente e attivare quelle funzioni motorie, prevalentemente motorie, che riguardano delle aree molto antiche che si sono formate nelle prime, diciamo, pratiche di attaccamento, che sono l'atteggiamento di interno verso lo spazio, che sostiene l'attenzione, perché diciamo che nel momento in cui il bambino può essere focalizzato a svolgere un compito evolutivo come il nutrimento, è interessato, è focalizzato a nutrirsi dal seno, quindi ha un atteggiamento corporeo altamente indirizzato, poi con la sua pancina piena e la fame sedata può guardare il mondo in modo molto più fluido e quindi avere un'attenzione più morbida, che passa da un punto all'altro. E questa parte, diciamo, questa qualità interiore che riguarda proprio, noi lo chiamiamo l'effort dell'attenzione, viene fondato nelle prime pratiche di attaccamento, ma laddove ci sono state, come vediamo, delle disfunzioni, delle dissonanze, resta, come dire, un modello motorio disturbato e quindi in età
adeguata, con delle pratiche adeguate all'età, senza bisogno di particolari regressioni, noi possiamo, giocando immaginativamente con quella qualità motoria, possiamo in qualche modo ristabilire un equilibrio. Un altro elemento molto importante è la qualità interiore rispetto al tempo, il tempo che riguarda la possibilità di avere tutto subito o di poter tollerare un'attesa, e una qualità interiore che riguarda la possibilità di prendere delle decisioni, di tollerare una madre sufficientemente buona che ti fa capire che puoi aspettare un attimo, che ti dà, diciamo, tutte quelle che sono le funzioni della reverie che ti permettono di aspettare e che ti permette di creare delle ipotesi, di accedere a un pensiero ipotetico che è una transizione temporale, cioè il pensiero ipotetico è un pensiero che mi porta in un'altra area, là un pochino oltre il presente. E un altro elemento molto importante che abbiamo visto anche attraverso i disegni della dottoressa, portati dalla dottoressa Di Renzo, è il rapporto con la gravità, cioè spesso questi bambini sono o molto in movimento e quindi sono bambini che non hanno un rapporto con il peso, con la terra, che non lasciano impronte, sono bambini spesso trasparenti o sono bambini talmente in movimento che non lasciano tracce. E diciamo, la pratica del lasciare tracce a terra riguarda proprio tutte quelle pratiche evolutive importanti, che riguardano lo strisciare a terra, che riguardano il gattonare, che riguardano far fatica per mettermi in piedi. E naturalmente, se questa pratica viene fatta anche da un punto di vista educativo troppo velocemente, perché siamo così contenti che il nostro bambino cammini, gli mettiamo quei tremendi girelli di corsa, per cui non fa questa attività di stare radicato a terra e di elevarsi, non fonda un sentimento molto importante che è proprio la sua intenzionalità, e soprattutto questo suo corpo non sentirà che sia uno, cioè dalla testa ai piedi, alla gravità. Giochiamo quindi in modo adeguato all'età con queste qualità motorie, risvegliando naturalmente, poi i bambini si muovono molto facilmente, quindi io non devo sostenere niente, è un processo che avviene in modo molto naturale, però ci vuole, diciamo, quella attenzione a fermarli ogni tanto, a ridare il senso di un calore, ridare il senso di un stato corporeo, di come batte il proprio cuore, di com'è il proprio respiro. E noi sappiamo, che lo dicevano anche ieri, quanto il respiro è un respiro bloccato, che non arriva alla pancia, non arriva in fondo ai piedi, è un respiro che va da qua a qua, quando non ci sono problemi anche, diciamo, di tipo proprio respiratorio. E quindi far fluire queste qualità profonde, che sono i veicoli delle nostre emozioni, come il battito del cuore, il calore e il flusso tonico muscolare, proprio della componente emotiva che si insedia nella corporeità, e farli riconoscere fa avvenire delle cose magiche di cui non ci rendiamo conto, non ci dobbiamo neppure rendere conto, ma che sappiamo che funzionano, perché significa che il bambino visualizza quelle sue parti, quindi incomincia a fare un'attività di tipo riflessivo, e le visualizza, le nomina, le riconosce in me, e quello che avviene è che fra di noi c'è una profonda consonanza di battiti cardiaci, di respiri che sì, proprio di respiro di gruppo, e quindi le comunicazioni sono veramente intraemisferiche, direi, e interemisferiche, cioè avvengono proprio profondamente, indipendentemente da quello che può essere la mia guida. E poi la mia funzione è quella veramente di creare diciamo un ambiente sicuro e facilitante, perché poi il processo diciamo avviene in modo molto naturale. Dunque, quindi i bambini
I bambini vivono una possibilità legata all'apprendimento che ha una nuova qualità, che è legata alla possibilità di cambiare qualcosa. Naturalmente sono bambini piuttosto rigidi all'inizio del percorso e vogliono imporre per esempio la loro modalità, e vedo che dopo 3, 4, 5 sedute di quelle proprio fondanti che vengono proprio bene, i bambini incominciano a stemperare la loro rigidità dicendo: beh, posso integrare quello che voglio fare io con quello che vuol fare Luca, Paolo, eccetera, così, e creando un'ulteriore proposta di danza, di movimento, di gioco, che è un naturale proprio contagio, proprio processo, diciamo, di cambiamento che avviene addirittura attraverso le loro proposte. Ma allora cosa ce ne facciamo di quella disomogeneità che abbiamo visto all'inizio? Questa disomogeneità che è all'inizio con la modalità, diciamo, di tipo lottante o di tipo indulgente sarà la grande risorsa, perché nella modalità di gioco, di movimento, come avviene nel laboratorio di danza movimento terapia, si attivano naturalmente, perché l'ambiente è un ambiente sicuro, protetto, dove il giudizio di valore non è assolutamente di casa, i circuiti di risonanza di cui parla Daniel Siegel, che ha scritto un splendido testo che è La mente relazionale, che sono dei circuiti che ho scritto, questa è un insieme di regioni neuronali interconnesse, dice Siegel, che ho chiamato circuiti della risonanza. E questo ci permette, questi circuiti della risonanza ci permettono di sintonizzarci con gli altri, di allineare i nostri stati interni con quelli delle altre persone. Ed è all'interno dei circuiti di risonanza, che mi sembra anche un modo molto poetico, insomma, che a noi chiaramente piace moltissimo, dove sono presenti i neuroni specchio che ci permettono di comprendere le intenzioni dell'altro. Quindi in questo ambiente, diciamo, in questo ambiente facilitante, avvengono in modo sottotraccia, in modo non guidato, ma proprio grazie alla, diciamo, alla ricchezza portata dai ragazzi e alla passione delle persone con cui condivido questa esperienza, avvengono delle cose molto profonde e molto importanti. Parlavo prima di funzione riflessiva, perché vedrete nel video che ho portato la possibilità di creare una funzione, insomma, nutrimento della funzione riflessiva proprio attraverso la possibilità di dare nome, di lasciare una traccia attraverso il colore all'interno di una body tracy, praticamente una sagoma che io do preformata. Lo dico mentre, benissimo. La funzione immaginativa, diciamo, è proprio veramente la guida che ci porta a connetterci col mondo delle immagini interne e con il mondo delle, diciamo, il mondo per i bambini molto piccoli, più piccoli, il mondo ancora degli animali, ma il mondo, diciamo, proprio il luogo dove nascono i miti, dove nascono, dove nasce la cultura, dove nascono i simboli. Sì, vado? Benissimo, allora, quindi concludo così. Semplicemente perché le cose che vedrete vi aiuteranno, allora, a capire meglio dopo, e ridirle dopo è molto meglio. Era in questo senso, Anna, ovviamente. Vi volevo dire che il montaggio di questo video riguarda all'inizio i gruppi emergenti e verso, dalla metà in poi del video, dei gruppi ad alto funzionamento. Quindi il montaggio ha rispettato l'incalzare del gruppo e quindi subito c'è una grande velocità e poi c'è un certo dispiegamento, una certa calma. Ecco, volevo solo specificare questo. Questo lo spengo e accendo questo. Così? Sono diventata brava. Body tracy.
sono le tracce di colore che indicano il confine interno. Vedete quanto ci sono ritmi lottanti e ritmi indulgenti. Io sono pronta. Pronti. La verità in testa, la forza nelle braccia e la velocità nelle gambe. Incomincia a lasciare una traccia. Nel mondo della lotta, degli animali. È una prima narrazione iconica. Il divertimento, il mandrillo, l'allerta, l'aquila, la rabbia, l'uomo sapiens. Ah, oh, arbitro, ma vaffa, eccetera, il modo di raccontarsi, imparare a modulare e sentire il limite. Sono più forte io di voi! Sono portati i materiali, hanno faticato per preparare, l'hanno desiderato, sognato e adesso lo giocano. Il bambino si sorprende. Operazioni prevedono una velocissima proprio scambio di tipo organizzativo. C'è una modulazione, c'è un'organizzazione spaziale. Adriano, tutto bene? Io per quel bambino avevo attivato una elevazione di energia, sapevo che ce la poteva fare e poi ha preso. Si toglie e va giù Adriano, vai. Che il bambino che era caduto Adriano prima. Ha imparato benissimo. Bravo Giordano, ti ho ripreso. Bravo! Dico ti ho ripreso perché non sempre abbiamo la telecamera accesa. Qua c'è la raccolta, questo è un gesto molto importante, guardate bene cosa succede in questo momento a proposito di immagini antiche che appartengono a un collettivo più antico, le altre generazioni, cosa sta avvenendo adesso? Guardate.
Guardate quanti sì. contadini avete visto fare questo gesto. Questo l'ha portato un bambino e il gruppo lo ha fatto proprio. Stanno rimettendo a posto senza obblighi particolari, un po' minacciosa ogni tanto lo sono. Mettere radici per le persone. Pronti? Vedete oltre i pixel, attivate la visione perché ho dovuto... Vedete quanto ascolto corporeo c'è proprio, tutto implicito, ascolta non farsi male. A rispettare uno spazio dell'altro. Questo è un bambino che ci ha voluto far vedere il suo capà. E il gruppo gli ridà il senso, vedete, con l'immagine proprio si compone e si ricompone negli occhi e nello sguardo dell'altro. E poi c'è la creazione di immagini, come sono fatti improvvisati questi col proiettore. Sono maestri, i miei maestri sono loro naturalmente. Ed è uno specchio anche questo, un modo per raccontarsi. Scultura che viene fatta, l'abbiamo montata per velocizzare, in cui raccontavano l'incontro e il contatto. Io ti vorrei regalare la curiosità. Questa è un'esperienza di separazione, ci stiamo regalando dei doni, io ho regalato la curiosità. Attenzione. Questa bambina regala al gruppo l'attenzione. Possiamo un po' fatto bene, se avete scelto bene. Infine, quale parola dire con tutte queste? Fino. Gioia. Aspetta, chi vuole per adeguare? Amicizia. Amicizia. Dobbiamo ringraziare questo. Grazie. È un grande dono. Un grande dono che c'hai. Le tracce che abbiamo nel posto di Ascari.
giocando con i materiali che sono dei mediatori, posso costruire la mia scultura in questo momento, dare poi nome, vedere che cosa questa immagine connette col proprio mondo interno, con la propria esperienza personale. Uno, due, tre, ciao! E con questo concludiamo.